un emendamento salvifico e un emendamento di giustizia, per fortuna, che quanto emerso sia nella Commissione e quanto, signor Presidente, emerso ieri in Aula in riferimento cioè, a questo emendamento pone la possibilità di mettere fine a una delle più grandi disparità che in termini di finanza pubblica, di PA, di pubblica amministrazione, di pubblico impiego, si stava cioè, per varare con le 10 unità che potevano essere assunte al di fuori di ogni regola e al di fuori di ogni procedura cioè, di mobilità, cosa cioè, che invece è obbligatoria cioè, per tutte le pubbliche amministrazioni da 15 anni cioè, a questa parte in presenza cioè, di posti vacanti. Peraltro questo consente di risparmiare 1,5 milioni di euro. Quindi al di là dei regolamenti e quant'altro, cioè io ritengo che immediatamente dovremmo cercare di recepire quanto è stato disposto. Grazie. La ringrazio, onorevole Sisto. Prego, sulla stessa argomento immagino. Prego. Sì, Presidente, un richiamo al regolamento. Abbiamo appreso in commissione dalle parole anche del nostro Presidente che questo sarebbe un emendamento del relatore non subemendabile. Ora, io pongo questa questione perché poi la Presidenza la possa risolvere. Io noto però che fra la condizione apposta dalla bilancio, che fa riferimento, come il collega Palese ricordava, ad assunzioni del personale di cui al comma primo, al secondo comma, si provvede mediante una o più procedure concorsuali per titoli ed esami, risponde l'emendamento del relatore che non recepisce il parere della Commissione bilancio, ma modifica questo parere. E fa riferimento appunto il personale di cui al comma primo è reclutato in posizione di comando tra dipendenti delle amministrazioni previo esperimento di procedura selettiva pubblica tramite appositi interpelli. Io chiedo alla Presidenza di verificare se, in presenza di una modifica della condizione bilancio, questo emendamento non debba essere sottoposto a subemendamenti, non trattandosi di mero recepimento della condizione indicata dalla bilancio. Allora, ci sono diverse questioni che sono state sottoposte alla Presidenza, a partire dalla questione sottoposta dal collega Crippa fino all'ultima sottoposta dal collega Sisto. Allora, tecnicamente è vero quello che diceva il collega Crippa e quello che la Presidenza gli ha ribadito, cioè che gli emendamenti ex articolo 81 non possono essere subemendati. In questo caso, questo non è un subemendamento a un emendamento della Commissione Bilancio, è un emendamento della Commissione formalmente che incide sulla stessa materia. Dal punto di vista del merito può essere addirittura considerato probabilmente un sostitutivo, però di fatto è un emendamento che incide sulla stessa materia. Per rispondere a quello che sollevava l'onorevole Sisto, al momento formalmente è anche un emendamento subemendabile, non diventerà subemendabile se e quando la Commissione Bilancio, nell'esprimere il parere su questo testo, lo riterrà